al paradiso, ma dopo oggi, ragazzi, mi sono ricreduto. Ragazzi, oggi sono con una nuova compagnera. Thank you, eh? Thank you so much. Bye. Ciao. La volete sapere l'ultima, ragazzi? Mi sono perso il biglietto. C'è tasche bucate di pantaloni. Ragazzuoli, buongiorno, salto temporale di non so quanti giorni, sono arrivato ufficialmente, ragazzi, tutto bruciato, a Da Nang. Da Nang, ragazzi, la parte centrale del Vietnam, un Vietnam che secondo me non te lo aspetti, grattacieli, banche, centri commerciali, sembra un po' la Las Vegas, la Miami vietnamita. Io sto bello attappato, ragazzi, perché a Ninh Binh faceva freddo, pioveva, sudavo, perché era anche abbastanza umido, quindi sul motorino, con la pioggia, con il vento, m'ha fregato. Credo che affitterò un motorino, quindi proverò l'esperienza e il brivido di guidare qui in Asia, qui nel sud-est asiatico. Questa cosa un po' mi spaventa, però ho fatto, perché in ogni mio viaggio ho sempre guidato e non posso non guidare in Asia, ragazzi. Il caschetto messo, quindi viaggiamo sempre in sicurezza, soprattutto qui nel sud-est asiatico. Per metà benzina, full, yeah. Però un pezzo lo stesso, ma com'è? Sto bene e male. Occhio, sì. Festa? Abbiamo i primi piccoli problemi tecnici, adesso è arrivato il figlio, credo. Qua pedalina, eh? Ragazzi, da pazzi! Guidare nel sud-est asiatico è pura follia. Ogni 3x2 rischi la morte, rischi proprio di morire, sia di infarto che proprio nel vero senso della parola. Ovviamente, ragazzi, chi sorpassa a destra, chi va contromano, anche nella guida c'è molto disagio. Comunque questo è il famoso Dragon Bridge, tipo il simbolo, mi sembra, di questa città, e di sera si illumina, diventa super caotico, è molto figo. Cioè, ragazzi, il lungomare è qualcosa di spaventoso. Cioè, veramente sembra di stare a Miami. Tutte queste palme, i grattacieli. So hot, no? Yes, Vietnam is very hot. Mamma mia. Many rainy and very hot. È la goduria, ragazzi, si muore proprio, qui è estate pura. E l'acqua di cocco in questi casi, ragazzi, è la salvezza. Oh, che bello. Ragazzi, questi scalini con questo caldo non mi piacciono, eh? It's gonna be a challenge. Ticket here, ok. It's gonna be difficult, eh? How many step? 123. 123, ragazzi. Niente a che vedere con i 500 di Tom Cook. How much I gonna take to see almost everything? Like 1 hour, 2 hour? How many cave there are on top? Yeah, if you really visit here, about under 2 hours. Yeah. Under 2 hours, eh? Yeah, really visit. Due rette. Ok, thank you so much. Yeah. Do you work here, eh? Do you work here? Yeah. You are two guys, eh? Yeah. How much cost you? 100,000. 100,000. 100,000. Dollars. No. Dollar. 100,000 dollari. Woo! Chi sei, Gianluca Vacchio? Where you from? Guess it. My face looks like from where? My face is from? Guess it. No, you don't. I'm gonna give you some clue. You have to guess, huh? The city of food. Good food. Good food. So? No, you don't understand me. Beautiful hearts and good food. Okay, many countries on the world, so I mean, yes, but it's not too big, yeah? Europe. Wait. Europe, so in Europe, if you... Not Italy, not Germany. Yeah, I'm from Italy. Oh, Italy have beautiful river and beautiful house. I saw that on YouTube. Yeah. A supercar, yeah. Yeah, also supercar. Lamborghini. Yeah. Esatto, ragazzi. Bugatti. Bugatti. Yeah. Quindi ci conoscono non per il buon cibo, ma per le supercar.
Can I try? Yeah. Sure. Ragazzi, guardate. This is in the sea. Ah, okay, I got it. Ho tipo alghe. Nice. This is very good food for vegetarian. Really, eh? Yeah. Wow, guardate che carino, me lo sto regalando. Thank you so much, eh? Thank you. Sono buonissime, ma molto sfiziose. Comunque sì, il sapore è molto simile alle patatine. Però fondamentalmente sono alghe, raga. Mazza quanto sono buono. Da paura, raga. Situati a 9 km a sud da Da Nang, io col motorino ci ho messo all'incirca 15-20 minuti dal centro. Letteralmente parlando, Marble Mountains vuol dire montagne di marmo, e sono caratterizzate da un complesso di grotte naturali e diversi templi buddisti e induisti. Quindi ragazzi, let's go. Let's go, anche se sto facendo molta fatica perché fa veramente caldo. Se muore proprio. È tosta. È veramente tosta. Allora ragazzi, praticamente questa grotta l'avevo segnata perché è una delle più grandi del complesso, e intanto però guardate ragazzi che luce che filtra all'interno. Cioè sta luce è il sogno di ogni fotografo. Bellissimo. Praticamente è una delle grotte più grandi e spettacolari del complesso, caratterizzata da un'imponente statua del Buddha al centro, mentre all'ingresso della grotta ci sono le statue dei rispettivi altari di Ngokpi e Lopi, ovvero le divinità del culto popolare locale, che sono praticamente loro. Lui è il primo. Devo dire che fa abbastanza impressione, eh? Mentre l'altro ragazzo è lui. Eccolo qua. Già lui, devo dire, è più simpatico rispetto all'altro, eh? L'altro proprio non mi piace, raga. Ragazzi, un ultimo saluto al grande Buddha, che è proprio lì, dormiente, seduto, che prega. Un inchino al grande Buddha, ragazzi. Ragazzuoli, si è fatta notte, si è fatta una certa, io ho fame. Prego, prego. Ciao. Ciao. Italia, Italy. Yeah. Ciao. Grazie, ciao. In ciao. Che hai fatto? Grandi. Mazza, raga. Ma che è tutta questa accoglienza? Ciao. Niente, tutti che salutano, ragazzi, incredibile. C'è tipo la Sacra di Paese qua, ragazzi, no scherzo, è tipo una cerimonia buddista. Dicevo, si è fatto buio, si è fatta una certa, ragazzi, e io c'ho fame. Vorrei cercare qualcosa di tipico, di autentico. Vediamo anche un pochino i prezzi, eh. For sure, beef fried noodles. One. And... Do you speak English? No, eh? English, un pochino. Mix internal organ. What is mix internal organ? Don't worry, in one of these, okay? Hey, yeah, good, thank you. Quindi ragazzi, sono andato sul classico, i noodles con il beef, oddio che mi scrive. Quindi con il manzo, e poi ho tentato, diciamo, il piatto speciale, mixed organ. Ecco ragazzi, lo chef, eh? Ragazzi, sono in cucina con lo chef. What's your name? My name is Sai. How? Sai. Sa?
Ah, nice to meet you, Giuliano. Lui, ragazzi, è belli capelli. Ci colliva. Mentre qua reparto carne, grande, che è tipo il fegato quello, che è, occhio, sì, mamma mia. Ma aspetta, guarda gli organi, che cenetta stasera, ragazzi. Piattino arrivato, guardate che robetta, da paura proprio. È arrivato anche il secondo, eccoli qua gli organi, eh. L'odore non sembra male. Allora, ho mangiato noodles migliori, attenzione, eh. Si sente che non sono freschi. Sentiamo la carne però, eh. Un manzo che non ti ha fatto niente di male. È un manzo che tu mangi e ti stai pure zitto. Assaggiamo sti organi, raga. Eccolo qui, ragazzi, eh. La consistenza è tipo quella del fegato, ma in sapore. Solitamente il fegato è bello saporito, no? O anche la pagliata. Sono piatti comunque saporiti, forti. Questo no. Però sì, la consistenza è tipo la curatella. Ho pagato 100 dong, che sono all'incirca 4 euro. Prezzo anche onesto. Con questo chiudo, perché domani mi sposterò qui vicino a circa 40 minuti di macchina a Hoinan e domani non sarò solo. Attenzione, attenzione, perché ci sarà questa ragazza che mi ha contattato su Instagram attraverso TikTok dove ho pubblicato il video, che devo dire è andato anche abbastanza virale qui nel Vietnam, e mi ha scritto dicendomi: guarda, se passi qui per Hoinan scrivi perché ti faccio vedere la città. Quindi ci vediamo domani con un nuovo personaggio qui nel video. A domani. Ragazzuoli, ho ufficialmente lasciato Da Nang e a circa 40 minuti sono arrivato, ragazzi, qui ad Hoinan, la città delle lanterne. Un mix tra mare, cultura e storia. Infatti anche Hoinan fa parte del patrimonio dell'UNESCO. Devo dire che c'è molto movimento, molto turismo, una città molto, molto viva, molto organizzata. Viene anche definita la città più magica di tutto il Vietnam, perché il vero fascino sta proprio al calare del sole, dopo il tramonto. Quando il cielo si spenge, la città si accende. Quindi, ragazzi, questa città va vista sia di giorno, ma soprattutto va assaporata di sera. Quindi, ragazzi, è proprio qui che si respira l'aria dell'estremo oriente. Ragazzi, in questo viaggio ancora mancava la parte più bella, la parte più autentica, la parte più vera, secondo me, di ogni posto. Signori e signori, il mercato, ragazzi. Il mercato, che già qui vedo delle cose strane. Nice. Wow. How much for one? 10,000, eh? Look, guys. Ragazzi, spiedini, oh shit, ragazzi, spiedini di polpo fatti al momento, eh? Oggi va così, oggi voglio provare cibi strani, domani voglio stare male. Thank you. Così è come si presentano. Non sembra polpo, ma secondo me non è polpo, ragazzi, questa è carne. Mi ha scammato. Ovviamente non mi ha capito, ma soprattutto chissà se carne è. Sarà cane? Sarà gatto? Sarà topo? Sarà pollo, no? Sarà manzo? Chissà. Uno viene 10.000 dong, e da questi te ne mangeresti almeno 10-20. Però mi ha scammato. Io pensavo che fosse il polpo. Wow, guarda che piattini, nice. Ragazzi, si presenta così, basta, ve lo faccio vedere. Vediamo subito questa cosa. Dall'aspetto sembrerebbe croccante, fritta, molto crispy. Infatti lo è. Credo sia pollo la carne, perché vedo anche del pesce, i gamberetti. Buono. What is this? It's not noodles. È noodles, eh? So, ragazzi, questo mi ha detto che è un noodles, un po' come i spaghetti, no? In Italia.
abbiamo varie tipologie e anche loro per i noodles ne hanno svariate. La forma e la consistenza è molto simile allo spaghetto alla chitarra, al tonnarello, quindi proprio quadrata, no? Infatti super buoni, te li gusti veramente con piacere. Ora mi ha scritto la ragazza, dice che è arrivata. No, thank you. Dice che è arrivata, adesso andremo a cercare qui nel mercato, dice che sta qua. So guys, ragazzi, signore e signori, ah, I don't remember your name, fuck. Because, no, it's so difficult in vietnamita. What do you say? His name is Yun. Yun, ok, sì. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Yun direttamente. Are you not locals? You're not from here, am I right? You just live here because you study here or you work here? Just because I love Vietnam. And now you're gonna take me around the city. You're gonna show me the best place, no? The magical place. Sure. Sure, huh? Are you ready? Yeah. You always ready, no? First Italian you meet. No. I'm not the first Italian. No, first. Really, I have friends around the world. Actually, I don't have any Vietnamese friends. So, but that's the way, I guess. The secret, no? To know better, different point of view, no? Nella parte un po' di campagna fuori la città ed è bellissimo, fantastico, pieno di verde, dei colori pazzeschi e uno scenario incredibile proprio da farm, no? Bellissimo, c'è una luce spettacolare. Poi andiamo verso il tramonto. So Yun is amazing, is fucking amazing. Ragazzi, guardate dove mi ha portato Yun con il suo motorino. So, do you like this side, this part? Yeah. Because this one is the countryside, am I right? Mm. Bellissimo, fantastico, no? Amazing. In Italy we say fantastico, like amazing. You can say fantastico. You gonna swim? Why not? Let's swim, no? No, I'm joking. What? Yeah. Really? Snail, like a snake? Yeah. Really? Is where? Here, there, you see? No. Ah. It's really cold. There. The black one. Okay. Black one. Ah, snail, lumache. Snail. No, I understood snake. No, snail. Ah, snail. I guess then also is good to eat, no? Yeah, it's fine. Also in Italy we eat snail. Mm. And they're so good. Yeah. Especially in the north of Italy. Oh. Look at the buffalo. Okay. Over there. Buffalo. Buffalo, yeah. I can stay here hour and hour. So peaceful, so quiet. You never get tired, no? About this. Yeah, exactly. I mean, the countryside, if you wanna be quiet, is better, no? I love so much the farmer that work. I would like to film a lot. Also follow them, no? Like one day, you're gonna follow, you're gonna film, you're gonna tell what they do, no? That's interesting. I mean, they do a different life from us, no? Buffalo! What do you say? Buffalo. I like the way how you say buffalo. Ragazzuoli, come vi dicevo, questa città di sera si trasforma completamente. No fucking way. Assurdo.
completamente differente, un'altra faccia. Me l'aspettavo, ma non così tanto, ragazzi. Intanto è pieno di gente. E poi, ragazzi, guardate, come vi dicevo, si colora completamente. Tutte queste lanterne che si accendono, anche i tour in barca. Sì, è veramente magica sta città, cavolo. No way, no. Ragazzi, sono sicuro che Hoi An entrerà nel mio cuore. No fucking way. Wow. Hello. Sicuramente viverla dal vivo è tutta un'altra storia, come sempre ovviamente. Però cavolo, cavolo, cioè quando la definiscono la città più magica del Vietnam, non gli posso che dare ragione. And now I understand why you choose to live here. Why? Because look, it's a magic city, no? In the night it's gonna be totally different. So I guess you have to wish a desire and then put it in the water. Yeah. Cool, let's do it. So you're gonna be a videomaker now, huh? He's heavy, eh? He's so heavy, the camera, eh? So guys, andiamo a provare questi. Ah, maybe. What is inside? What is it? What is inside? Try it. Ragazzi, non mi vuole dire cosa c'è all'interno? Andremo all'assaggio. No, so nice. Sto molto morbido, guardate. Però qui dentro abbiamo i peanuts, no? Le noccioline con il miele. Ragazzi, è molto soffice l'impasto intorno, il biscottino. E il dentro è tipo, diciamo, il mordicchio, no? Sapete il sapore del mordicchio? Ecco, il dentro è così, il sapore è quello. È solo che ha un'altra consistenza. Ed è so fucking delicious. Ok, so fucking delicious. Buono. Buonissimo. Approvato. Ragazzi, la cena è arrivata. Abbiamo preso questi noodle che sono tipici di qua, no? This noodle, I'm from here. Quello che vi dicevo oggi, ragazzi. Mentre questi, ragazzi, sono i roll. Dentro abbiamo i noodles. Abbiamo, non vedo la carne, però vedo la papaya, la lattuga e what else? Lattush, papaya, noodles and that's it, no? So guys, let's enjoy. Mangiamo perché abbiamo fame. We so hungry, no? Yeah, enjoy guys. Woo! Thank you. Che anche il posto è molto elegante e la location è da paura, raga. Ma adesso andremo all'assaggio di questi involtini. Also piccante. Spicy. I'm crying. So spicy. Ragazzi, questi involtini sono da paura. Guardate che robetta. So I still don't understand what is it, what is inside. And then you just salad, you like salad? Salad, yeah, yeah. And then you just put salad, and then you just want to roll it together. You're gonna wrap it? Yeah. Wrap it. Like you make your own. Yeah. Like this. You look cute, like a cigarette. And then you just dip in okay. The sauce. But what is this? Rice paper. Quindi ragazzi, è carta di riso. Andiamo all'assaggio. What is the yellow stuff? Eggs. Quindi ragazzi, sì, è tipo di involtino di uovo cotto in questa maniera. Lattuga, tipo insalata, un altro tipo di verdura. Molto simile alla puntarella, però è molto buona. No, maybe it's better here, with the light. Look the focus, so bad. Ragazzi, Yun, questa ragazza è fantastica. Mi ha fatto vedere la città, mi ha spiegato le cose. Mi ha fatto provare dell'ottimo cibo.
cioè che dire, grazie, thank you so much. Gracias. No, gracias, I told you in Spanish. Grazie. 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 And yeah, maybe we see in Italy, no? If you come with home, I'm gonna do the same for you. Sure. And yeah, we're gonna see you again, for sure. For sure. For sure. Thank you, huh? Thank you so much. Woo! From Hoi An, Vietnam. No, xin chào is just hello. You have to say goodbye, how do you say? So ragazzi, engaplai. Engaplai. What mean? See you again. See you again, ragazzi. Engaplai. Yeah. Yeah, so guys, questi ragazzi are from where? Denmark. Woo! Fantastico! And also you're traveling all Asia, almost. Yes. From how long? Time from 6 months. Six months. Ragazzi, yeah. Sei mesi. And which country you gonna visit? Oh, Indonesia. Indonesia. Malaysia. Malaysia. Thailand. Laos. Laos. Cambodia. Vietnam. And Singapore. And South there Africa. There we go to South Africa. South Africa. And then stop it. Also, show me your t-shirt. Because look, now is a guy from Vietnam, no? But if you're gonna take off, are you ready, guys? Oh, yeah. Are you ready? Ready! Chelsea! Come on, Chelsea! Tammy Abraham! Yeah, Tammy Abraham, we love you! Thank you so much, guys! Enjoy! Safe travel! Like and subscribe! Woo! Leave a comment below! Ragazzi, che dire? Lascio questa bellissima città con questa bellissima gente, con questa bellissima atmosfera. È stato bellissimo. Grazie anche a Yun che mi ha fatto vedere la città. Molto soddisfatto. Veramente, veramente straconsigliata. Niente, domani mi aspetterà questo volo che mi porterà al sud, ragazzi. Ho Ho Chi Minh, la parte di viaggio che più aspettavo. Quindi ragazzi, noi ci vedremo molto presto nella parte sud del Vietnam. Sarà secondo me la parte più bella del viaggio, la vera avventura, ragazzi. Quindi sempre hasta luego, eh? Ragazzi, lo sto facendo, eh? Macchinella. Ecco. Ragazzi, non so cosa sono. Pare tipo Codequino. Guardate dove sono. Che figo, sembra di stare in un documentario. Bye bye, ciao.